Approfondimenti, modifiche e gestione dei carichi in PCM 2013. Per consolidare la conoscenza delle modalità operative riguardanti i carichi, in questo paragrafo si esaminerà in dettaglio cosa accade per la struttura ad esempio Freeware 02 carichi. Nell'esempio in oggetto non vi sono carichi aggiuntivi, quindi le uniche tipologie di carico previste sono pesi propri, carichi da solaio, carichi derivanti dal vento, in quanto nella finestra gestione piani per il vento le opzioni sono impostate su sì. Per i carichi da solai, in questo caso sono previsti, oltre ai carichi permanenti, sempre presenti in genere, e permanenti non strutturali, anche i carichi variabili appartenenti alla categoria A. Le condizioni elementari valide ed attive sono quindi le seguenti. Malgrado comunque nella finestra CCE, come detto, permanga sempre tutto l'elenco di quelle previste. In base quindi a carichi presenti, nell'esempio si decide di considerare sia le combinazioni per SLU che quelle per SLE. Per le combinazioni SLU, la combinazione generale, fondamentale, è quella riportata al punto 251. Nel caso di esempio, come carichi variabili, si hanno solo il carico da solaio, variabile categoria A, il carico da vento. Quindi sono necessarie 8 combinazioni di carico. Perché? Nelle prime 4 si mantiene come azione fondamentale il carico variabile da solaio categoria A e come secondario il carico variabile del vento. 4 direzioni, quindi 4 combinazioni. Nelle altre 4, al contrario, si mantiene come azione fondamentale il carico variabile da vento, 4 direzioni, quindi 4 combinazioni, e come secondario il carico variabile categoria A. Aprendo la finestra delle CCC, si notano infatti 8 combinazioni per SLU. Come anticipato, il numero che segue la dicitura SLU, combinazione, è una sigla identificativa della CCC stessa, non il numero progressivo della combinazione. Nelle prime 4, come riportato nella scheda, varia il vento con azione fondamentale, il carico variabile categoria A. Nelle altre 4 si nota la situazione inversa. In modo simile si opera per le combinazioni SLE. La combinazione frequente è quella riportata al punto 253. Anche in questo caso vi sono 8 combinazioni, in quanto si considerano il cambio di azione fondamentale tra carico variabile categoria A e vento, variabili per le 4 direzioni del vento.